Che Reguilón è andato a prendere i funghi. Intanto che ha segnato. Ancora Dzeko con il destro. Belek. A gennaio ci servono delle ali per forza. Hai bisogno di giochi? Ne abbiamo un sacco. Usa il codice SEMPI per sconti pazzeschi. Solo su Eneba, tutti i link in descrizione. E benvenuti nel sesto episodio della Carriera Allenatore, sempre con la nostra Inter, dove andremo a vedere tantissimi giovani talenti interessanti. Già vi ho fatto un video su, ve lo metto nelle schede legato a questo video, ma mi raccomando, scrivetemi anche voi nei commenti qui sotto quali giovani talenti conoscete dai 17 fino ai 22-23 anni. Forti su FIFA 22, ovviamente, non su FIFA 21, ma su FIFA 22, ragazzi. Grazie mille a tutti, adesso vi auguro a tutti una buona visione. Eccolo qui, signori, questo è, se non sbaglio i calcoli, il sesto episodio della Carriera Allenatore con l'Inter, ovviamente. Benvenuti a tutti. Allora, questo è un piccolo recap intanto di quello che è stato per il momento l'episodio scorso, ragazzi. Allora, abbiamo fatto giustamente, ah, qui ci fanno vedere come funziona ancora, ma veramente, FIFA, veramente, io conosco già benissimo questa sezione. Abbiamo praticamente quasi vinto tutto il mese di settembre, a parte, vabbè, il pareggio col Cagliari, in rimonta loro perché stavamo vincendo, non so se ve lo ricordate. Fermi tutti perché adesso c'è il Venezia. E il Venezia non si può fronteggiare senza un'adeguata squadra. Adesso andiamo subito a vedere Inter-Venezia. Ecco il giorno, signori. I tre punti d'obbligo, ragazzi. I tre punti li voglio qui. Qui. C'hanno Henry davanti. Ok, che a destra. Voglio tre punti, ragazzi. Voglio tre punti. Non voglio fare nessuna scommessa. Ma qui, ragazzi, se non vinciamo, ragazzi, scendo in campo io, Ha fatto una super partita contro l'Hellas Verona. Grande palla per Doku. Subito Doku. Doku scarica al sinistro. Scende, ma un po' troppo tardi. Ciao Albi, ciao Nicola. Grazie mille. Un po' la vostra conoscenza. Ciao Stark, bello, caro. Benvenuto. Denzel Dumfries chiude, attenzione al Venezia in avanti. Poi arriva in qualche modo Unai Simon, il nostro portiere è già 86, ragazzi. Lauti, buon roll, prova a entrare Lauti. Lauti ha visto che è partito in qualche modo Barellino con il destro, lo gira, ma un po' troppo. Lazzarini lo prende. Attenzione, palla dentro per Okere. Che attenzione. Palla dentro, mamma mia, pazzo completo. Il Venezia avanti. Che Reguilón è andato a prendere i funghi. Intanto che ha segnato. Dai Dumfries, per favore. Palade. Ma vabbè, ragazzi, oggi dormono i terzini. Dumfries, cosa stai facendo? Dai, grazie per il forno. No, ragazzi, cioè, Dumfries sta dormendo. Cioè, Dumfries è in bolla completa. Guarda, cosa fa la spacca? Ma cosa gioca? Danza classica. Cosa stai facendo, Dumfries? Clamoroso colpo di scena. Il Venezia avanti 2-0. Quasi a fine primo tempo, 36esimo, ragazzi. Tuco Correa. Lauti Martinez ha messo la quinta. Lauti ha messo la quinta. Lauti col destro. Vai a prendere sta palla, Lauti, per favore. Vai a prendere sta palla. Mamma mia, non esultiamo neanche. Per favore, non si esulta, ragazzi. Non penso mi convenga perché ci aprono in 4, mi sa, quest'anno. Sono devastanti quest'anno. Attenzione, palla de... Vabbè, io, ragazzi, non ho parole. Ma questa è una deviazione, questa. Questa è una deviazione. Purtroppo in bambola. Dobbiamo rialzarci subito, prima possibile. Barellino, c'è spazio. Con il destro, potete dire col sinistro. Perché non hai tirato col sinistro? Mannaggia a te. Abbiamo Renato Sanchez. Se volete consigliarmi dei cambi, li possiamo fare. Però i titolari li abbiamo tutti dentro. Grande palla per il Tucu Correa. Può andare il Tucu. Il Tucu Correa. Accorciamo 3-2. Fermo lì, non ti muovere. Due secondi che ti faccio vedere una cosa di cui non te ne pentirai. Eneba lo trovi in descrizione. Clicca il link che trovi qui sotto, perché è il miglior sito che ti salva veramente la vita. Non devi pagare più di quello che vuoi pagare, perché di solito nei negozi fisici è veramente un problema trovare i prezzi buoni. Qui su Eneba tutto in italiano, puoi trovare quello che vuoi. Ti faccio un esempio. FIFA 22, per esempio. Vuoi comprare FIFA 22? Non c'hai ancora FIFA 22. Lo vuoi comprare? Ovviamente lo puoi trovare
trovare sempre su Nebal. Clicchi in cima sulla barra di ricerca FIFA 22, lo trovi per la console che vuoi tu. Non devi per forza prenderlo su PC, puoi prenderlo anche per PlayStation, per Xbox, come vuoi. C'è il codicino, tu compri. Ovviamente guarda, guarda che prezzi, ma guarda che prezzi. Tu lo compri, inserisci il codicino nella tua console o nel tuo PC e il gioco è fatto. Incredibile, a prezzi scontatissimi. Ovviamente tu devi inserire il codice Seppi. Se non scrivi il codice Seppi, tutti questi sconti non ce l'hai. Clicca il link in descrizione, fidati, perché non te ne metto, lo dico io. Può andare Skriniar, sì Skriniar, palla dentro, ancora Skriniar. Ecco il Tuku che si gira, c'è ancora Skriniar da quella parte. Lo serve il Tuku, anzi no, va per Lautaro che si gira con Wahoo! Come l'ha presa? Ci vuole il cambio qui ragazzi, bisogna spingere. Voglio il doppio attacco. Fammi un 4-3-1-2. 4-3-1-2. Mi serve più forza là davanti. Via Doku. Dentro Raspa con Martinez. Eccolo Toro Martinez. Per Raspadori che può andare. Vai Raspadori. Vai Raspadori. Si ferma. Dentro. Per il Toro. Il Toro Martinez. Il palo del Toro Martinez. Su assist di Raspadori. Adesso preme l'Inter. Eccolo Denzel Dumfries. Çalhanoğlu. L'ha visto. L'ha rivisto. Dimmi che è buona. Dimmi che è buona. Bellissima palla per Raspadori. Vai Raspa. Vai Raspa. Vai Raspa. Chiudila col destro. Raspadori. Giacomino. Vuole la chiamata in nazionale Raspadori. La vuole. Vuole chiamare Mancini. Dentro perché Venezia non molla, palla dentro, siamo un po' scoperti. Unai Simon ci salva. È partito il trottolino. Trottolino olandese, corri. Corri, corri che c'è campo. Vai, 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 vai. Tutti su Lautaro, stanno tutti marcando Lautaro Martinez. Ma adesso è libero. Tutto merito di Denzel Dumfries. Lautaro Martinez fa sognare l'Inter. 4-3 a San Siro, pazzesco. Finisce qui ragazzi, l'Inter vince 4-3. 3 punti importantissimi, soffertissimi anche più del dovuto. Non me lo sarei mai aspettato di soffrire così tanto contro il Venezia. Ma che partita è. Non so se lo prenderò quest'anno con l'Inter, però l'ho consigliato nel video ovviamente che vi lascio nelle schede dei migliori giovani talenti. Questo è veramente un ottimo potenziale di quest'anno. Albanese Armando Broca in prestito dal Chelsea, ragazzi. Questo non lo conoscevo, devo essere sincero, non l'ho fatto vedere neanche nel video. Anche lui talentino del Wolfsburg come Vranks, molto molto forte. Ma come potenziale è più forte Vranks quest'anno. Match era già forte anche gli altri anni. Allora, chi mettiamo dentro, raga? Chat, chi mettiamo dentro? Direi di far giocare Renato Sanchez dal primo. Togliamo un po' Barella che sta giocando tantissimo. Tanto 85 Barella, già cresciuto di uno, molto bene. Dzeko lo vorreste dentro? Ma sì, dai. Dzeko al posto di Raspadori. Al posto di non mettere Radu. No, non metto Radu. Dzeko lo metto. Dzeko lo metto, ragazzi. Dzeko lo metto. Raspadori lo porto. Lautaro lo porto per sicurezza. Rafi, Doku. Loro devo. Le ali purtroppo devono restare. A me servono delle ali per fare un po' di turnover alla fine Doku. Infatti vi chiedo delle ali. Alla fine di questa partita guardiamo se conoscete qualche alia molto interessante da comprare, molto giovane. Ciao Scalcio, ciao Utta, grazie per il follow. Prova Satri Satri. Volete Satri Satri? Lo porto in panchina. Se va bene la partita lo faccio giocare, ve lo prometto. Porto Satri Satri. Lo porto. Porto Satri Satri, ragazzi. Porto Satri Satri. Ho modificato questa qui, vabbè, vabbè ragazzi. Per sbaglio ho modificato quella lì, l'ho salvata. Vabbè, uguale. Elliot lo conosco, Elliot lo conosco. Occhio che siamo fuori casa, ragazzi. Un po' di turnover con la Salernitana, è giusto farlo. Grande palla recuperata da Edin Dzeko. Può andare Edin Dzeko, Edin Dzeko, Edin Dzeko. Si ferma, si gira. Dzeko, Dzeko, Dzeko col destro. Non la tiene bene, che arriva il primo gol anche per Edin Dzeko in questa Inter. Eccolo qui. Porterà il Rebir quest'anno? Assolutamente sì, state sintonizzati perché sta per arrivare sul canale nei prossimi giorni. Certo che arriva la Rebir, tranquilli. Oh, toccato Dzeko, è fallo per noi. Tienila lì, fai passare il tempo. Dai bro, dai bro. Ci servono 3 punti, concentriamoci sul Shakhtar Donetsk. È la partita più importante di questo episodio probabilmente. Adesso guardiamo cosa ci aspetta nel calendario. Rafi Rafi dentro, Çalhanoğlu, ancora Dzeko. Dzeko si gira, arriva Çalhanoğlu. Ma buon roll di Renato Sanchez. Renato Sanchez, ancora Renato Sanchez. Può andare, scatenato, scatenato, scatenato Renato. Mamma mia, ha preso la schiena di Dzeko, ragazzi. Renato Sanchez, Çalhanoğlu. Palla dentro per Brozovic. Brozovic, ma no, volevo alzarla per Dzeko. Vabbè, uguale. Sì, su TikTok spoilerano tutto. Molto crudo, sì, molto crudo. Palla dentro. Mamma mia, questa Salernitana. Brozovic col sinistro. Ci delizia così il croato Marcelo Brozovic, secondo gol in questa carriera allenatore. Ancora Dzeko con il destro. Belek, palla dentro. Attenzione, Unai Simon esce male. Mamma mia. Mamma mia, mai uscire così Unai Simon. Doku, anche difensore. Kouassi lo salta, poi arriva
Oh mamma mia, bastoni. Mannaggia bastoni, mannaggia. Prova Simi. La prende Unai Simon, la prende. La prende, pure para rigori Unai Simon. Ha visto Satriano, gli riserva il favore. Però Satriano almeno corre un po' più di lui sicuramente. Satriano, 67 di overall. Satriano lo salta, Satriano, Satriano con il destro, ci ha provato. Vince, vince anche con le riserve. Con un po' di brivido finale, ma vince con le riserve. 2-1 alla Salernitana. Vogliamo sempre più su. Pelo aveva 20 anni ragazzi, molto 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 giovane. Dell'Anus, chiediamo un attimo un po' di informazioni. Oddio, alla destra, esterno destro. Questo non lo conosco, 17 anni però. Tanta tanta roba ragazzi, tanta tanta roba. Shoretair, Shola Shoretair o Scola Shoretair, non so come si pronunci. Andiamo dentro con lo Shakhtar. Sì, ho letto il messaggio, ho visto che hai vinto la Serie A al primo anno con la squadra creata. L'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. Brozovic, palla dentro. Lautaro, c'è ancora Brozovic. Brozovic, ci abbiamo provato. Mamma mia, lo Shakhtar come se ne va. E fa un gran tiro. È 1-0. Solomon ha segnato. Ah, fuori gioco secondo me di Rafinha qui. Vediamo. L'arbitro non fischia però. Non fischia nessuno. Forse non è fuori gioco. Lautaro Martinez. Correa. Ma sbaglia Correa. Mamma mia, Correa comunque deve crescere tantissimo. Interessantissimo questo giovane belga. La da Denzel Dumfries. Su quella corsia comunque si corre parecchio. Dumfries dentro. Denzel. Arriva Rafi Rafi. Rafi Rafi Rafinha. Ha segnato l'Inter. Stanno chiamando, attenzione, Tuco Correa, Tuco Correa, Tuco Correa, Tuco Correa, Tuco Correa. Il tocco sotto del Tuco Doku. Ciao Angelo, grazie per il follow, caro, benvenuto. Doku, palla dentro per il Tuco. Pazzo. Calcio di rigore, calcio di rigore clamoroso. Attenzione, si ribalta la situazione. Non so su chi, forse su Correa. Non l'ho visto, fatemi vedere il fallo. Ah, su Doku. Mamma mia, che intervento. Per favore, Toro. Toro Martinez non sbaglia, con il brivido, ma non sbaglia. Toro, Lautaro Martinez, 2-1 Inter, rimonta completata. La lunga, deve uscire Simo. Mamma mia, che rischio Simo. Che cos'era questo pallonetto? Mannaggia, oh. Con Oprianca. Eccolo Tuku. Vai Tuku. Cioè Brozovic lo ha visto, l'ha servito. Marcelo, Marcello, 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 traversa di Lautaro, per Lautaro Martinez, gran gol del Toro Martinez. Assist di Marcelo Brozovic, colpisce lo Shakhtar. Grande, grande Inter oggi. Bella raga! Lautaro! Ismaili, Ismaili! Questo è un gran gol. Questo è un gran gol. Non ha avuto niente Skriniar. Ismaili si è fatto tutta la fascia. Sembrava ma come esulta? Oddio. Fermate Dumfries. Fermate Dumfries. Fermate Dumfries. Attenzione a Brozovic. Mamma mia, queste cose non le posso vedere. Ma cosa sta facendo Dumfries, ragazzi? Bella palla per Reguillon, che può correre. Reguillon. Reguillon. Si ferma Reguillon. Una finta. Lo salta in qualche modo. Reguillon. Palla dentro per il corre al Tuku. Ci abbiamo provato. Che partita comunque anche questa ragazzi. Che partita. Signora partita questa. Grandi, 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 grandi Inter. Per Lautaro, perfetta questa palla di Raspadori. Per il Toro Martinez, vola Piatov. Ma quanto vola questo Piatov. Denzel Dumfries. Può salire, bravo Denzel. Corri Denzel. È finita, è finita. L'arbitro ha fischiato. Ancora 3 punti in Champions League. Abbiamo un passettino verso la qualificazione. Ma un pareggino ci potrebbe anche stare, perché la Samp è forte. Io vado dentro col turnover adesso. Vediamo che succede. Eccoli qui, in casa nostra, Caputo Quagliarella. Allora, intanto facciamo gestione squadra. Dal primo minuto voglio dentro Edin Dzeko. L'uomo delle riserve, l'uomo dei momenti di difficoltà, Edin Dzeko. Bastoni. Proviamo anche Di Marco dal primo, che stanno correndo tanto i miei terzini. Poi a Cancelanoglu, 83, tra l'altro il più forte di Correa, incredibile. Per il resto devo lasciare così, perché non ho le ali di riserva. Ve lo ripeto mille volte, a gennaio ci servono delle ali per forza. Palla per Edin Dzeko, si gira con il sinistro. Ciao FC Mattia, bella bella. C'è dentro volendo Edin Dzeko. Prova a servirlo, arriva Doku, che arriva sempre prima di tutti. Poi arriva anche Barellino, grande tiro di Barellino. Recupera palla benissimo Barella.
Può andare Dzeko. Stiamo aspettando Doku da questa parte. Dzeko aspetta Doku perché sa che è troppo importante. Eccolo servito Doku. La prende, la tiene anche questa. Jeremy Doku, può andare Doku. Ah, doppio passo male questo. Può andare Dzeko. Ha visto Barellino, c'è spazio. Barellino, Audero. Vuole saltare anche l'altro. Rafi Rafi, palla dentro. Cialanoglu. Cialanoglu. Doku. Doku, Doku, Doku deve girarsi. Doku non riesce a saltarlo. Denzel Dumfries allarga. Rafi Rafi, poi ha visto Di Marco. Troppo tardi, ripartenza Samp, ma arriva Rafinha. Vi faccio un sondaggio, chat. Preferite vedere dentro il Toro Martinez o Raspadori? Tanto, grande Doku, grande chance per Jeremy Doku. Oh, la Samp, la Samp, la Samp, la Samp. Traversa della Samp. Allontaniamo, attenzione ragazzi. Può andare Cialanoglu, può uscire in qualche modo. Ha visto Renato Sanchez, Raspadori. Renato Sanchez, servito Raspadori. Può andare Renato Sanchez a campo aperto. Vai Renatino, non ne ha più, non ne ha più. Ma sei appena entrato Renatino, non ne ha più. Renatino Sanchez, Renatino Sanchez, Borrò, Renatino Sanchez, in area di rigore messo giù, non c'è niente. Finisce anche la partita con questo 0-0 tra Inter e Samp. Partita veramente, veramente intensa, però 0-0 sul tabellone. Piace accettare quello che dice la chat, perché è tanto merito loro se siamo qui in questa carriera, e quindi è giusto ascoltare la chat. Io avrei messo Lautaro, loro hanno messo Raspadori, va bene così, non c'è problema. Venite anche voi in chat a considerarmi quello che volete mettere, link in descrizione per Twitch. Adesso abbiamo la Juve, scontro diretto, prossimo episodio da non perdere ragazzi, arriva tra i prossimi giorni molto molto velocemente, vi giuro che è online tra pochissimi giorni alle 14, sempre su YouTube ragazzi, sempre qui. Grazie mille a tutti per la visione, grazie mille ragazzi.